Gentili telespettatori, ben ritrovati. È l'appuntamento ora della rubrica dedicata all'economia e la facciamo come sempre con il direttore della BCC di Aquara, Antonio Marino. Direttore, grazie come sempre per i tuoi interventi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ben trovato oggi. Come abbiamo già annunciato la scorsa settimana, all'inizio della scorsa di questa settimana, oggi parleremo di questa problematica, insomma, che attanaglia un po' gli imprenditori locali, un po' dappertutto, non riescono a trovare forza lavoro per soprattutto i lavori stagionali da effettuare. E quindi avevamo deciso insieme, no, di parlare un attimo e capire le motivazioni. E allora, che cosa senti in giro, direttore? Sento effettivamente che tantissimi imprenditori vorrebbero assumere, ma non trovano chi assumere. Quindi, in effetti, siamo in una condizione di disoccupazione zero. E questo, in certi aspetti, dovrebbe farci piacere, però sappiamo benissimo che non è così, perché la forza lavoro è parcheggiata nei sussidi. Quindi giustamente uno dice, ma se io prendo più o meno gli stessi soldi, no, senza fare niente, stando a casa, perché devo andare a lavorare? Quindi è chiaro che c'è una politica sbagliata a monte che ha prodotto questo dilemma. È chiaro che uno Stato normale deve aiutare chi sta in difficoltà, ci mancherebbe altro, però dobbiamo pure fare in modo da non dare sussidi anche a chi è in grado di lavorare. È chiaro che tutto ciò poi si porta dietro una serie di considerazioni ulteriori, intanto perché in Italia un vero mercato del lavoro non esiste. È tutto statico, non c'è niente di dinamico nel nostro mercato del lavoro. Quindi e anche questo blocca molto le assunzioni, ma blocca molto anche la capacità dell'impresa di crescere, di programmare il futuro. E poi dobbiamo dire che abbiamo difficoltà con i giovani. I giovani vorrebbero sicuramente lavorare, vorrebbero, però se l'impresa è frenata, oggi le imprese purtroppo ancora serpeggia questa strana ideologia per cui le imprese vanno un po', diciamo, tra virgolette, sempre criminalizzate in senso buono, no? Nel senso che chi fa impresa automaticamente solo perché la domenica magari esce con una macchina un po' più appariscente, automaticamente subito strali, cose, no? Insomma, però nessuno si preoccupa di pensare che l'imprenditore più delle volte non dorme perché deve pensare ai suoi problemi, insomma, una cosa ben diversa da ricevere uno stipendio, stare tranquillo con tutte poi le tutele del caso, perché poi dobbiamo dire che soprattutto nel settore pubblico le tutele per i lavoratori dipendenti sono di poco eccessive rispetto a alle tutele che hanno i lavoratori del settore privato, no? Quindi c'è tutto questo problema, ma è un problema più ampio che riguarda, a mio modesto avviso, anche l'impostazione di tutta la produzione in Italia. Adesso vedete in questi giorni, la televisione non lo dice, però lo dicono gli imprenditori, che tutte le materie prime stanno avendo un aumento di prezzo. E quindi noi che non produciamo, questa è ormai una nazione che per tutte queste politiche che ha messo in campo non produce, acquista materie prime da fuori, e quindi ci stiamo trovando in difficoltà. Chi sta nell'edilizia sa bene che il ferro ha raddoppiato il suo prezzo, anche in tanti altri settori proprio c'è stato un aumento smisurato in questi giorni dei prezzi, e questo adesso vedremo che effetto avrà sulla nostra economia, lo vedremo presto purtroppo, e questo fa capire che noi abbiamo abbandonato la produzione
non abbiamo spinto sulla produzione, invece abbiamo spinto sui sussidi, pensando che lo Stato può dar da vivere a tutti. Noi, paradossalmente, in Italia, noi in Italia siamo lo Stato più socialista che c'è al mondo, perché penso che da nessun'altra parte arrivano nelle famiglie degli italiani, nelle famiglie dei cittadini, lo Stato arrivi in qualche misura con qualche soldo, insomma, arriva un po' dappertutto. Tante ormai, è un'alta percentuale di famiglie che riceve soldi dallo Stato a vario titolo, tra stipendi e cose varie, no? Quindi siamo, come diceva l'altro giorno un importante studioso, siamo lo Stato più socialista del mondo. Quindi certo, è chiaro che siamo anche lo Stato che ha meno materie prime, meno prodotto. Però il deficit dell'Italia è sul prodotto interno lordo, quindi la parola chiave è prodotto. Quindi se noi non produciamo oggi, quindi se non riscopriamo la voglia di produrre beni, non servizi, è chiaro che ci troveremo tra poco in forte difficoltà. E lo Stato non sarà in grado di provvedere a tutti, perché lo Stato sta provvedendo a molti facendo debito. Quindi il debito non si può fare all'infinito. È chiaro, direttore. Io invece vorrei fare anche una riflessione sugli imprenditori, nel senso, nonostante fossimo uno Stato di menti eccelse, quindi un popolo di grandi idee, a quanto pare viene meno anche la possibilità da parte di tanti di fare impresa, quindi manca proprio anche il senso di fare impresa, non solo di lavorare come appunto lavoratori che non si trovano perché hanno il sussidio, e diciamolo pure, per colpa del Movimento 5 Stelle che ha voluto questo reddito di cittadinanza. Però mi sembra di capire che ci sia anche, diciamo così, un rallentamento nel fare impresa, nella volontà di imprenditori nel fare impresa. Come la vedi? I sussidi, mo lasciamo stare il reddito di cittadinanza, che è uno dei sussidi, insomma, no? I sussidi c'erano pure prima, sono aumentati negli ultimi tempi. Questi sussidi portano, oltre che, diciamo, se distribuiti male, portano un danno, diciamo, per il bilancio dello Stato, ma portano un danno culturale enorme. Noi stiamo dicendo ad una intera generazione, che è la generazione dei giovani di oggi, che il loro rapporto col lavoro non è un rapporto primario, insomma, no? È un qualche cosa quasi di facoltativo. E allora è chiaro che stiamo distruggendo il danno che mi preoccupa, il danno culturale, non il danno economico. E questa è la situazione, purtroppo, e diciamo che il Parlamento non è che se ne renda conto, ma gli stessi talk show televisivi nazionali si preoccupano più di tutti i risvolti del vaccino, delle file davanti ai centri di vaccinazione, e non di mettere insieme due numeri per dimostrare come l'Italia oggi sia su un piano inclinato. Io seguo le trasmissioni di approfondimento giornalistico, ma si va più verso il gossip politico e non verso la programmazione della nazione. E questa è una cosa triste, secondo me. Non... Certo. Va bene, direttore, grazie per il tuo intervento anche per oggi nella rubrica di economia. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie a voi, arrivederci.